Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. A distanza di 9 anni da quello che per tutti è diventato il naufragio dei bambini, si chiude il processo ai 2 imputati rimasti alla sbarra, Leopoldo Manno e Luca Licciardi, rispettivamente all'epoca dei fatti responsabile della sala operativa della Guardia Costiera e comandante della sala operativa della squadra navale della Marina. La seconda sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione nei confronti dei 2 ufficiali, nei confronti dei quali la Procura aveva comunque chiesto l'assoluzione il mese scorso perché il fatto non sussiste. Il processo fa riferimento ai fatti dell'11 ottobre del 2013, quando al largo di Lampedusa morirono 268 persone, tra cui 60 bambini. Ci spostiamo nel Messinese. I carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato un 39enne indagato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo dal novembre 2021 si sarebbe fatto consegnare in più occasioni da un giovane diverse somme di denaro per complessivi 20.000 euro dietro la falsa promessa di un posto di lavoro nel corpo forestale regionale, ovviamente mai ottenuto. Per essere più persuasivo, l'indagato aveva fatto leva sulla serie appartenenza alla famiglia mafiosa dei Batanesi. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento hanno disposto la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di Rinel Negoita, rumeno residente a Castrofilippo, accusato di violenza sessuale su una bambina di 12 anni. I gravi fatti contestati risalgono al 20 agosto 2018, quando, secondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo avrebbe preso in braccio la bambina palpeggiandola. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dai parenti della minorenne ai carabinieri. E rimaniamo in tema violenza sessuale. La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma di 43 anni di Mazara del Vallo, per aver molestato un atleta di 16 anni il 13 maggio del 2021 a Riccione in occasione dei campionati italiani cadetti e giovani. Secondo la Procura di Rimini, Bucca avrebbe agito approfittando della condizione di inferiorità fisica della presunta vittima mentre si trovavano in una camera d'hotel a Riccione durante le gare. La ragazza poi avrebbe avuto la forza e il coraggio di resistere e di scappare sottraendosi alle presenti avances sessuali dell'arbitro. È tutto per questa edizione, vi aspetto col prossimo appuntamento a mezzogiorno. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.